non solo Bilderberg, ma sono quelli che hanno detto adesso noi andiamo con chi ci dà 10 miliardi, erano incerti tra andare con questi o con gli altri, andiamo con chi ci dà 10 miliardi, l'hanno detto pubblicamente. Se questo lo dicono pubblicamente, cosa faranno non pubblicamente? Agente segreto dell'M15 da 45. Allora, c'è di... dopo parliamo di Napolitano, in realtà. Napolitano, buono quello. Volevo dire una cosa. Sì, un Presidente della Repubblica che rubava sulle trasferte del Parlamento Europeo. Avanti. Volevo dire una cosa alla signora riguardo il fatto della coscienza personale. Io ho una piccola esperienza con delle nipotine, hanno una 10 anni e l'altra 4, quasi 5. È difficilissimo far avere loro una coscienza, ma non perché... è difficilissimo far sì che loro conoscano qualcos'altro oltre Ciao Darwin. Non so se riesco a rendere l'immagine. Non sanno che esiste qualcos'altro. E, non lo sanno attraverso la scuola, non lo sanno attraverso nulla, non è colpa loro se diventano delle persone adulte e non, e come loro, ci sono tutti i loro compagni, diventeranno delle persone adulte inconsapevoli e non è colpa loro, il loro potenziale marcirà. Lei, il suo pensiero è già chiarissimo per me, poi non so per gli altri. Se volete alzare la mano, noi ci facciamo un'idea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Volevo solo dire delle cose velocissime. Per quanto riguarda il signoraggio, prima si è parlato della criminalità. Criminalità e corruzione fanno parte del signoraggio, punto. Perché comunque con la corruzione e con la criminalità si creano fondi neri, i soldi spariscono, ne stampano altri. E questo è il discorso. Perché non si combatte la mafia, perché non si combatte la corruzione? E perché spingono a fare avere la corruzione e la mafia dove? Nei paesi del sud dell'Europa, perché se li vogliono mangiare tutti, quindi Italia, Grecia, si stanno mangiando un po' tutti. Altra cosa era il discorso Casaleggio. È vero, c'è un qualcosa che non quadra magari in cima, sopra, quello che è, però c'è gente qua dentro, l'ho vista, si conosce, che sta lavorando per cambiare le cose, quindi qualcuno ha lanciato un sasso là sopra, ma tutti gli altri stanno mettendo in mostra le mani, stanno dicendo che l'ho lanciato anch'io quel sasso e siamo in tanti che ci stiamo muovendo. E le cose si condividono, è quello che si dice adesso, del movimento, piace intorno. Si condividono queste cose, si sanno, sempre molta più gente le sa e molta gente sta cercando di portarle dove? Nel posto in cui si può avere più risonanza. Sarà una tecnica di marketing, al contrario, stiamo usando, diciamo, le stesse regole che hanno usato loro per fregarci, noi stiamo cercando di usare le stesse metodologie per rimandarmi indietro un po' di... Basta. Okay, volevo giusto rispondere alla ragazza che è intervenuta prima. Io porto l'esempio di mio figlio ha 12 anni e non è cresciuto a Ciao Darwin, perché poi i figli fortunatamente, cioè a parte che hanno una coscienza e consapevolezza loro, e il fatto che poi i figli crescano e diventino quello che fondamentalmente poi noi genitori non vorremmo, è perché noi genitori abbiamo comunque sempre quella cosa di imporre ai nostri figli quello che vogliamo essere noi o quello che saremmo voluti essere noi. Non lasciamo la libertà ai nostri bambini di crescere veramente per quello che sono. Basterebbe solo ed esclusivamente fermarsi ad osservare veramente i nostri figli quando giocano, quando parlano, quando si lavano, quando mangiano, per renderci conto che i nostri figli forse ci superano anche di coscienza e di consapevolezza. Purtroppo noi li schiacciamo costantemente con l'istituzione, con la televisione, con l'alimentazione, e cioè non cambieremo mai le cose. Così non si cambieranno mai le cose. Poi è vero, ci sarà sicuramente qualcuno che dall'alto ci manipola la mente, perché l'ipnosi di massa c'è, purtroppo esiste, ne siamo consapevoli, già forse il fatto di parlarne un po' toglie l'ipnotismo, no? E quindi chiaramente bisogna anche poi far fronte a determinate situazioni di vita quotidiana. Però io penso che se imparassimo veramente a renderci conto che ogni essere umano ha un suo potenziale, come diceva la signora, io ne sono veramente convinta di questo.
il mondo forse potrebbe iniziare a cambiare. Perché cosa possiamo fare? È facile oggi parlare di signoraggio e poi chi di voi non ha un conto in banca? Chi di voi non... Se mi chiedi cosa c'è nel conto diventa un altro ragionamento. Non è importante, non è importante, perché quei 10 euro, poi comunque serviranno... Ah, sappiamo benissimo che cosa. Allora siamo qui a parlare di signoraggio, di ipnosi di massa, e combattiamo quello, e combattiamo quell'altro, e poi alla fine, ah, cazzo, devo andare a prelevare perché non c'è i soldi. Io ammiro chi fa qualcos'altro, ma io il giro per pagare le bollette non lo voglio mica fare. Ma io non lo faccio il giro, io non ho un conto in banca, guadagno alle volte 10 euro al giorno, perché ho deciso di vivere così la mia vita, perché ho deciso di accontentarmi del poco. Quindi comunque non comprerò alimenti da minimo 10 anni forse, non voglio esagerare. Quindi alla fine possiamo tutti, e non è vero il fatto che noi non siamo responsabili, cavolo se siamo responsabili di quello che c'è oggi al giorno. E tutti nel nostro piccolo possiamo modificare queste cose, modificando i nostri comportamenti. È inutile continuare ad additare gli stronzi, i cattivi, i pezzi di merda che stanno al potere quando siamo noi stessi che andiamo la mattina alle urne a votarli. Cioè ragazzi, veramente, un po' di coerenza nella vita, perché sennò veramente non continueremo ad andare avanti. E ai figli lasceremo il mondo che i nostri genitori hanno lasciato a noi. Basta, scusatemi. Volevo semplicemente ribadire quello che diceva lei e quello che dicevo ancora prima, perché se nessuno cambia da dentro, da se stesso, non può chiaramente pretendere, perché finora probabilmente, io parlo dei miei genitori, dei miei nonni eccetera, sono cresciuta con un tipo di loro mentalità, un tipo di loro sistema di pensiero, convinta fino a una certa età che era quello. Quando ho iniziato a ribellarmi, quindi la grande ribellione, ha iniziato a scontrarmi sia con i miei che con la famiglia, con i parenti, con la società in cui io vivo. Da lì ho iniziato a capire che grazie a Dio non ero così sola come in realtà fino a qualche anno fa ero. Per cui ho iniziato veramente a capire che se non cambiavo io, se non io facevo per prima qualcosa per me, in automatico l'energia, per chi crede che l'energia è un pensiero che comunica, è l'energia comunque attira anche persone che la pensano comunque man mano come te, non si va avanti, perché noi vogliamo sempre cambiare gli altri, ma senza mai cambiare noi stessi. Ma perché le mettiamo in contraddizione le due cose? No, è la stessa cosa, solo che chiaramente poi c'è anche il discorso esoterico, tra virgolette. Scusate, io volevo solo chiedere soluzioni per continuare questo discorso. Non porto la mia esperienza, ho letto dei libri, conosco il signoraggio, conosco il Bilderberg, vorrei solo sapere adesso dove andiamo, cosa facciamo, tutto qua. Da così a da niente, no? Abbiamo Mister Advaita Vedanta, grande. No, io, secondo me uno degli aspetti più importanti che sono potuti constatare anche nell'Italia negli ultimi 50 anni sotto, che ha subito fortemente questo colonialismo culturale americano, è proprio il fatto che è una società basata più su una collaborazione tra le persone, tra un senso maggiore alla comunità, siamo passati a una società estremamente individualistica, una società dove ognuno fa i cavoli suoi, dove vige, diciamo, la legge della giungla, no? E questa, è chiaro che questa cultura è tipica ed è funzionale a un certo tipo di potere, no? Perché la disgregazione, il famoso divide et impera dall'impero romano, comunque divide et impera, sì, divide et impera. Quindi secondo me è già un modo giusto per un modo, se vogliamo, interiore per reagire a tutto questo sistema, è davvero comprendere, tornare a realizzare che davvero non siamo separati, anche tutto questo concetto di un individuo contro la totalità, un individuo che deve combattere per questo e quest'altro, è qualcosa davvero da indagare, da mettere in discussione, no? Perché all'origine è davvero di tutta questa frammentazione. E se reagiamo a questi, alle strategie di questi signori, creando nuove contrapposizioni, quindi nuovi individui che si contrapporranno a nuovi individui, partiti, gruppi che si contrapporranno ad altri partiti, siamo da capo, non cambierà assolutamente nulla. Cioè, il salto, secondo me, a livello di coscienza che viene richiesto in questo momento all'umanità è un salto da una coscienza individuale incapsulata all'interno di un'ottica di frammentazione a una coscienza, tra virgolette, la coscienza dell'uno, la coscienza che...